25 cents l'ora, 6 ore al giorno e $40. T'ha reso poco. Auguri. E cerca di non tornare più. Dici? Se erano 10 mi mancavi di più. Rapino una bella banca o una gioielleria, io ti becco e mi fanno tenente. Fare in galera. Sì, tu adesso magari filerai dritto come un fuso, ma un giorno passerà. Commettiamo. Ok, Dugan, rapiniamo. Pensi che bello se rapina proprio quella banca? Grazie. Le stavo dicendo. Lei crede che filerà dritto? Hai mestiere. Io non lo so, ho avuto la sensazione che parlasse seriamente. Io ho la sensazione. Per ora disoccupato. Non ti fa... Lo vedete questa? Lo sapete che cos'è questa? Attenti! Se la faccio che ti smetti! Muoviti! Su, presto! Tenete sempre sulle mani, eh? Tutti quanti! Tutti quanti! Tu, basta! Rosso per un 2-11 in corso alla Pacific National Bank, 48esima e Wells. Fermi! A tutte le unità, allarme 3H. Caputtano! Forse che stai a guardare! Tiramela giù, se la faccio saltare tutta! Muoversi! Vieni con me! Quando? Ancora non ci posso credere. Ho preso uno stand! Continui a non crederci. Sì, che... vuole ripetere? Sei proprio uno stronzo. Io sono l'ostaggio! Che cosa ha detto? Ha detto che lui... Digli che cosa? Che io sono l'ostaggio, brutto stronzo. Sì che sei l'ostaggio. Ma coraggio, in piedi, cretino! Tirati su! Ma che sta... Cristo di Dio, ri... Non sparate! Non sparate! Dugan! Vogliono te e perché? Dugan, vai sta... Ok, ok, sto venendo fuori! Ehi, un momento! Cavolo! Ti do ancora... Dugan! Non fare stupidaggini! Sta... Ok. Dici che cosa vuoi? Stradale! Muoversi! È proprio qui davanti! Va bene. Andiamo. Questa è una rapina mia. Io non so che cosa ti sei messo in testa. Ma se credi di poterti... Mi dispiace. Sono desolato. Chiudo. Il furbacchione è servito. Vuoi che guidi io?
funzionava. Tutto ok? Allora, scusa. Tu ora ti costituisci. Gli dici che sono innocente. Se... Ma come facevo a sapere chi eri tu? Io ho preso uno stiamo. No! Gli spiriti, prego! Io non ci vado in prigione! Io non posso andare in prigione! Niente da dire! Niente da dire! Sacco di merda! Tu adesso parli e come! Dammi tutto, ok? Questo figlio di puttana ha rapinato una banca, mi ha preso in ostaggio e credono che sia... Io non ho fatto niente! Si è inventato tutto quanto! Arrestatelo, è stato lui! Cos'è che hai detto? Io ti ho avvertito, non ci va. Sono basso, ma molto veloce. Che mi dice di questo? E che vuole? Senti, oh Cristo, sono uscito di campo. Grazie. Il cliente di cui mi chiedevate si deve essere impressionato perché ha strillato la bomba. Ve lo dico io perché quei due tizi... Squagliati prima. Cavacca, ci voleva anche questa rottura di palle. Ma perché si prende una di soldi? Avanti, coraggio, uccidimi. Io non scendo da questa macchina senza il mio mallo. Levati dai piedi. Con tutto il sangue che hai perso. Conosco uno che ti può curare. Non è lontano da qui. Avanti, spostati. Su. Dottor Horvath! No, questo no, è un amico di mio padre. Oggi non c'è più questo genere di amici. Dottor Horvath! Il giornale di bordo del capitano... Dottor Harry! Giorgio, amico mio, come sei gentile a venire a trovarmi? No. Dito? Ah, ma io non esercito più da molti anni, Giorgio. Sì, lo so. Dottor Giorgio. E poi di che razza è? No. E quello chi è? È il mio... Proiettile. Perché? Chi gli ha sparato? Povero. Ma lei sta bene, dottor Horvath? Tutto ok, George. Ha la febbre. Cos'è questa buffonata? Ma calma, bello buono. Forse è un posto, cuccia. Fai buono. So, vediamo, vediamo. È sicuro di farcela, dottore? Farò il posto, purtroppo non ho anestetico. To. Milogrammi. Ha 32 anni e nessun precedente penale. Ha lavorato più a lavorare. L'hanno licenziato. Si è ridotto a fare vendite. Non certo per rapinare una banca. Che costerà una fortuna. Non quadra niente con Lucas in questo casino. Comunque, manda... Scusa tesoro, papà ha fatto tardi. È tanto che aspetta. Andiamo, svelta, monta, su. Ehi, guardala. Ecco. Niente paura, tesoro! Niente. Ah, vedo che si sta svegliando. Si sta abbagliando così. Lei si ricorda... È adorabile. Salve, vicina. Ciao. Ti ricordi di me? Beh, neanche io mi sento, lo sai, se... No, no, è vero, è che... Singhiozzare. No, dovresti aiutarmi. Invece sei un criminale. Sì, insomma, sei uno specialista in questo campo, giusto? Ne stamattina, perché la mia bambina è malata e non ho i mezzi per pagare la sua affitto. Stavo quasi per essere sfrattato. E quando non hai casa, ti portano... Oh. Senti... Per me è la mia bambina.
Sì. C'è qualche pezzo di carta per un mio amico. Oggi e quando, se no? $100 per una patente e 500 per un passaporto. Ok, grazie. Qui... No, è meglio che la lascio qui. Autobus oppure a piedi, tu che ne dici? Cammina a testa bassa e tieni gli occhi fissi a terra. Ok, c'è nient'altro? Che sei stronzo. Meg! Ma che stai facendo? Volevo solo... Questa è mia figlia. Senti, tesoro, io vado a fare una commissione e ti lascio con questo signore. Hai capito, amore? È molto, molto debole. Non voglio ragazzini a Roma. La mamma. No, aspetta un momento. Hai una voglia che la... Dai, facciamo ancora una... Bills. Charlie. Era scomparso 5 anni fa. Vieni con me. Allora, come sta il nostro amico? Bene. Siediti. Io avrei un po' di fretta. Sì, sì, ce l'ho. Serio, sei molto carino. Ok, penso che tu conosca i prezzi. Cosa? 50.000. Prezzo speciale per gli amici. E poi dove li trovo 50.000? Prova la Pacific. Presentato. Allora, siediti. Merda. No, proprio lui in ostaggio. Ha preso Lucas in ostaggio, davvero? Sì, sì. E dove? In macchina. Lucas, $50.000, se no ti consegniamo gli sbirri. Ti avevo detto. Spero che ti ho preso in ostaggio. Allora, che è questa storia dell'ostaggio? Conta tutto agli sbirri! Oh. Vattene via! Stammi fuori dai piedi! Vai. Ehi là! C'è nessuno in... Il dottor Horvath non è in casa? No. Ah. Ladri. Dove vai? Max, lascia... Carina, questa è proprio buona. È un paziente... Il dottore gli ha salvato la vita 4 anni fa, quando si beccò una palamo. Su! Su, dai! Che ti prende? Il... Per quel colpo alla banca è un pesce grosso. Gli diamo la caccia da questa mattina. Vero? Eh? Già. Andiamo, bello. Piede. Piede. Caperdino! Ma che sta succedendo? Sta calmo, se no chiamo gli sbirri.
Hai dormito qui, biondone? Questa è casa nostra. E i pantaloni? Fammi passare, amico. No, tutti i cacchi sotto. No, signore. Io dico soltanto finale. Lo vedi che se la fa sotto. Devi alzare troppa polvere. Ti devi fare piccolo piccolo. Come campanello. Salve, Charlie. T'ho detto vallo a prendere. Vallo a prendere. Vallo a prendere! Okay. No, sono stato preso in ostaggio e se il mio rapitore non è qui entro 10 secondi... Dov'è Meg? Monta sul furgone. Tanti saluti anche a te. Tutto può essere attribuito al signor Daniel Lucas, il quale è del tutto innocente. Ostaggio, non dovresti avere problemi. Allora ci... Vatti a costi. Fatti, furbo. Sei incensurato, hai la faccia onesta, non ti darà. Infatti, guarda come sei venuto su. Io devo andare. Vado a dire una cosa a questo signore, tesoro. Cosa? Ha parlato. Ho sentito, ma perché tu parli a voce? Impediscimi di piangere. Sono 2 anni che lo sto aspettando. Non avresti un fazzoletto. Ha parlato. Grazie a te la mia bambina ha parlato. Senti, lo sai che cosa sarebbe bello? Che tu potessi... E va bene, diciamoglielo. Spero. Oh, Cristo, sto arrivando qui. Un'ora, soltanto un'ora. Non può restare, Meg. Lui vorrebbe, sarebbe... Non andare. Fammi andare. Vedrai che tornerà. Davvero. C'è papà con te. Meg! Hey. Ma sei pazzo! Ti volevi suicidare! Ma porca! Monta, monta! Sempre dritto! Su un furgone della birra. Numero di targa 579 Sierra 4. Siamo fregati! Coraggio! Oddio, le succederà qualcosa. Così tutta sola, chissà che cosa le farà resistere. E allora io mi ammazzo, così avranno 2 morti sulla coscienza. È così fragile. Le faranno del male. E quello chi è? E quelle che sono, eh? Non sono caramelle quelle! Ascolta, le dico di non accettare caramelle dagli esterni! No! Ma non mi risponde. Vieni con noi, tesoro. Andiamo via! La vado a trovare io mentre sei dentro. Sta tranquillo, no? Dare, ok? E che Dio ti benedica. E tu che farai? Lasciami perdere. Sergente, è per lei. Che hai saputo? Questo qua è il rapporto su Lucas. E si spara un colpo in una gamba. In una colluttazione. Io l'ho interrogato. Beh... Norbert?
Allora, dica al sergente Dugan... Cosa? Aspetti. Prego, dottor Arbat. Pipì al momento dell'impatto. Grazie, dottore. Aspetti, c'è dell'altro? Sì, grazie. Grazie però è risultato negativo l'analisi per la RAN. Insomma, a fare il babysitter. Ehi, Fido! Tutte le accuse contro il signor Lucas sono state ritirate. È un dilettante, per quanto mi riguarda io non ho niente contro di lui. La questione è... E tu che ci fai qui? Mi scusi. Su, vattene, muoviti. No, sono un amico di famiglia. Ok. Un momento, prego. Chi ha chiamato? Sì. Mi segua. Ti piace? Se rifiuta di parlare, se rifiuti di mangiare, dovremo infilarti un ago in un braccio e ti farà male. Potrei parlarle da solo. L'unica cosa che non le serve è una poliziotta che la sorvegli. Di mangiare, mi senti? Avanti, fai. Ok, Meg. Ti ricordi quella volta? Vorrei che me lo ridicessi. Ti prego, diventi brutta così. Senti, ti porto una torta e ciliegine sopra. Ti piacerebbe? La lascio qui con te. Paura. Ma tu che ci fai qui? Entro una rete. Sarà meglio fuori di qui. Stai calmo e fai le cose per bene. Giusto, sì, sì. Per te è uno scherzo. Iotta, questo complica le cose. Ah, sì. Deve essere da quella parte. Ah. Io non l'ho fatto apposta. Sta più attento. No. Non c'è bisogno di essere in due tour. Perfetto. Dai, squagliamoci. La porta... Scherzando. Sto scherzando. Oh, Cristo, è colpa di quella scimmietta. Andiamo. Nasconditi. Ma io voglio mia figlia. Non ti muovere. Lichi la situazione. Dimmi subito dov'è mia figlia, altrimenti io t'ammazzo. Ecco qua. Adesso ti rimetto nel tuo lettino. Tu però fai la brava... Meg, sono io. Fermo! Ma perché non si sveglia? Senti nelle mani, sono gelate. No, non lo so. Dalla me. No, sto bene. No, sta fermo così, non ti muovere. Ok. Sì.
Abigail, perché dovrebbe morire? Ho paura. E fai star male anche quel brutto posto. Qui c'è tuo padre e ci sono anch'io. Apri gli occhi, avanti, apri gli occhi. Frutta, prendi questa. Ma non c'è niente da mangiare in questa casa del cavolo. Che pretendevi? Sono partiti per un mese. Ostriche affumicate. E che è? Guarda che ti abbiamo portato. Caviale. Sì. Non è niente male. Ottimo. Già tu, eh? Buongiorno, Meg. Ciao. E adesso devi... Kowalski? È il mio nuovo nome. Sono in viaggio con la signora... Senti, non pretenderei mica di farmi vestire da donna. Cagna, non possiamo stare imboscati. Tu! Io non passerò mai per una donna. Non ho niente di femminile. Sono tante di donne brutte, ma io non ho l'aspetto di una donna brutta, ok? Lo avrai. C'eranno. Mi sento ridicolo. Tu, come ti chiami? Jonathan. E io come mi chiamo? Pavino. Non mi dire niente. Non chiamarmi mammina. Sì, invece. Va bene, fallo. Che vergogna. Sei molto carina come mamma. Ti diverti ad infierire, vero? Mini secchi. Ma tu resterai con noi? Sto arrivando! Cioè, mi ritrovo sposata ad un galeotto e con una figlia che si chiama John. Ah, vabbè, andiamo. Spero solo che non si arrestino. Non vorrei finire in galera vestito così. Oh, Cristo. Siamo sotto il limite, non ci sono problemi. Sì, bravo. Potrei prendere un po' d'aria. Io vomito. Come va? Ti senti meglio? No, devo... Sei stato tu a dirmi di mettere la testa fuori! Va meglio, sì. Dobbiamo ritrovarla. Non incanto nessuno così. Accia, sei proprio un cesso, sei troppo brutto. Eh? Andiamo a cercare la parrucca. Le troveremo mai. Cesso? Ah, eccolo. La parrucca. Cristo. Senti, se ti fanno delle domande... Se mi fanno delle domande sono bello che fottuto. No. Ce l'ho la voce da donna. Ormai non c'è più niente da fare. Salta. Ecco. Beh, si vede che non sta bene. Andate all'ospedale della Contea. Momento. Ma fuori del tratto. Auguri, figli maschi. Non ci contare troppo. Dammi lo sacchetto, tesoro. Non aver paura, mammina. Non se ne vanno quei cretini. Stia calma. No, tutto a posto. Grazie, no, preferisco camminare. Il dottore mi sento molto meglio. Grazie, grazie mille. Vi ringrazio. 10 minuti e saremo in Canada. Ci siamo? E sfilami questo cavolo di... È un mio amico di Vancouver. Chiamalo e ti darà una mano. Non so cosa dire, Lucas. Mina. Scendi, coraggio, Meg. Verrò a trovarvi. Davvero. No, ti prego, Meg, non mi guardare così. Io sto cercando. Mi capisci? No. Le mani alzate! Vieni fuori con le mani alzate e non ti sarà fatto... Ostaggio!
25 cents l'ora, 6 ore al giorno e $40. Ti ha reso poco. Auguri. E cerca di non tornare più. Dici? Se erano 10 mi mancavi di più. Rapino una bella banca o una gioielleria, io ti becco e mi fanno tenente. Fare in galera. Sì, tu adesso magari filerai dritto come un fuso, ma un giorno passerà. Commettiamo. Ok, Dugan, rapine. Pensi che bello se rapina proprio quella banca? Grazie. Lei crede che filerà dritto? Hai mestiere. Io non lo so, ho avuto la sensazione che parlasse seriamente. Io ho la sensazione. Per ora disoccupato. Non si fa! La vedete questa? Lo sapete che cos'è questa? Attenti! Se la faccio calti, svelti! Muoversi! Su, presto! Tenete sempre sulle mani, eh? Tutti quanti! Tutti quanti! Tu, alza! Rosso per un 2-11 in corso alla Pacific National Bank, 48esima e Wells. Fermi! A tutte le unità, allarme 3H. Caputtano! Forse che stai a guardare! Tiramela giù, se la faccio saltare tutta! Muoversi! Non ho fatto alcun male! Ti ho detto! Vieni con me! Ancora non ci posso credere. Ho preso uno stand! Continui a non crederci. Sì, che vuole ripetere? Sei proprio uno stronzo. Io sono l'ostaggio! Che cosa ha detto? Ha detto che lui... Digli che cosa? Che io sono l'ostaggio, brutto stronzo. Sì, che sei lo... Ma coraggio, in piedi, cretino! Tirati su! Ma che sta... Cristo di Dio, ri... Non sparate! Non sparate! Dugan! Vogliono te e perché? Dugan, vai sta... Ok, sto venendo fuori! Io un momento! Che cavolo fai? Ti do ancora... Dugan! Non fare stupidaggini! Sta... Ok. Dici che cosa vuoi. Stradale! Muoversi! È proprio qui davanti! Va bene. Andiamo. Questa è una rapina mia. Io non so che cosa ti sei messo in testa. Ma se credi di poterti... Mi dispiace, sono desolato. Chiudo. Il furbacchione è servito. Vuoi che guidi io?
Attento! Mi spiace. No, funzionava. Tutto ok? Allora, scusa. Tu ora ti costituisci. Gli dici che sono innocente. Se... Ma come facevo a sapere chi eri tu? Io ho preso uno stiamo. Gli spiriti, ti prego! Io non ci vado in prigione! Io non posso andare in prigione! Da dire? Niente da dire? Sacco di merda, tu adesso parli e come? Dammi tutto, ok? Questo figlio di puttana ha rapinato una banca, vi ha preso in ostaggio e credono che sia... Io non ho fatto niente! Si è inventato tutto quanto! Arrestatelo, è stato lui! Cos'è che hai detto? Io ti ho avvertito, non ci va. Sono basso, ma molto veloce. Che mi dice di questo? E che vuole? Senti, oh Cristo, sono uscito di campo. Grazie. Cioè, il cliente di cui mi chiedevate, si deve essere impressionato perché ha strillato la bomba. Oh. Ve lo dico io perché quei due tizi... Squagliati prima. Cavacca, ci voleva anche questa rottura di palle. Ma perché si prende uno dei soldi? Avanti, coraggio, uccidimi. Io non scendo da questa macchina senza il mio mallo. Levati dai piedi. Con tutto il sangue che hai perso. Conosco uno che ti può curare. Non è lontano da qui. Avanti, spostati. Su. Dottor Horvath! Ok, andiamo. Su, forza. Le ferite d'arma da fuoco. No, questo no, è un amico di mio padre. Oggi non c'è più questo genere di amici. Dottor Horvath! Il giornale di bordo del capitano... Dottor Horvath! Giorgio, amico mio, come sei gentile a venire a trovarmi? No. Vito? Ah, ma io non esercito più da molti anni, Giorgio. Sì, lo so. Giorgio. E poi di che razza è? No... E quello chi è? È il mio... proiettile. Perché? Chi gli ha sparato? Povero. Ma lei sta bene, dottor Horvath? Oh, tutto ok, George. Ha la febbre. Cosa è questa buffonata? Oh, ma colmo, bello buono. Forse è un posto, cuccia. Fai buono. So, vediamo, vediamo. È sicuro di farcela, dottore? Farò il posto. Purtroppo non ho anestetico. Milogrammi. Ha 32 anni e nessun precedente penale. Ha lavorato più a lavorare. L'hanno licenziato. Si è ridotto a fare vendite. Non certo per rapinare una banca. Che costerà una fortuna. Non quadra niente con Lucas in questo casino. Comunque, manda. Scusa tesoro, papà ha fatto tardi. Oh! È tanto che aspetta. Ah, andiamo. Svelta. Monta, su. Ehi, guardala. Ecco. Niente paura, tesoro! Niente. Ah, vedo che si sta svegliando. Sta sbagliando così. Lei si ric... È adorabile. Salve, micina. Ciao. Ti ricordi di me? Beh, neanche io mi sento, lo sai. Se... No, no, è vero. È che... Non singhiozzare. No, dovresti aiutarmi. Tu invece sei un criminale. Sì, insomma, sei uno specialista in questo campo, giusto?
California stamattina perché la mia bambina è malata e non ho i mezzi per pagare l'affitto. Stavo quasi per essere sfrattato. E quando non hai casa, ti portano... Oh. Senti, per me è la mia bambina. Sì. Sì. C'è qualche pezzo di carta per un mio amico. Oggi e quando, se no? $100 per una patente e 500 per un passaporto. Ok, grazie. Qui... No, è meglio che la lascio qui. Per autobus oppure a piedi, tu che ne dici? Cammina a testa bassa e tieni gli occhi fissi a terra. Ok, c'è nient'altro? Che sei stronzo. Meg! Ma che stai facendo? Volevo solo... Questa è mia figlia. Senti, tesoro, io vado a fare una commissione e ti lascio con questo signore. Hai capito, amore? È molto, molto de... Non voglio ragazzini a Roma. La mamma. Vieni con me. Allora, come sta il nostro amico? Bene. Siediti. Io avrei un po' di fretta. Sì, sì, ce l'ho. Serio, sei molto carino. Ok, penso che tu conosca i prezzi. Cosa? 50.000. Prezzo speciale per gli amici. E poi dove li trovo 50.000? Prova la Pacific. Presentato. Allora, siediti. Merda. No, sono proprio lui in ostaggio. Ha preso Lucas in ostaggio, davvero? Sì, sì. E dove? In macchina. Lucas, $50.000, se no ti consegniamo gli sbirri. Ti avevo detto. Spero che ti ho preso in ostaggio. Allora, che è questa storia dell'ostaggio? Conta tutto agli sbirri! Oh. Vattene via! Stammi fuori dai piedi! Vai. Ehi là! C'è nessuno in... Dottor Horvath non è in casa? No. Ah. Ladri. Dove vai? Max, lascia... Carina, questa è proprio buona. È un paziente... Il dottore gli ha salvato la vita 4 anni fa, quando si beccò una palla... Vamo, su! Su, dai! Che ti prende? Il... Per quel colpo alla banca è un pesce grosso. Gli diamo la caccia da questa mattina. Vero? Eh? Già. Andiamo, bello. Piede. Piede. Caperdio! Ma che sta succedendo? Sta calmo, se no chiamo gli sbirri.
Hai dormito qui, biondone? Questa è casa nostra. E i pantaloni? Tu, Adele. Fammi passare, amico. No, tutti cacchi sotto. No, signore. Io dico soltanto finale. Lo vedi che se la fa sotto. Devi alzare troppa polvere. Ti devi fare piccolo piccolo. Come campanello. Salve, Charlie. T'ho detto vallo a prendere. Vallo a prendere. Vallo a prendere! No, sono stato preso in ostaggio e se il mio rapitore non è qui entro 10 secondi... Dov'è Meg? Monta sul furgone. Tanti saluti anche a te. Tutto può essere attribuito al signor Daniel Lucas, il quale è del tutto innocente. Ostaggio, non dovresti avere problemi. Allora ci... Vatti a questi... Fatti, furbo! Sei incensurato, hai la faccia onesta, non ti darà... Infatti, guarda come sei venuto su. Io devo andare. Vado a dire una cosa a questo signore, tesoro. Cosa? Ha parlato. Ho sentito, ma perché tu parli a voce... Impediscimi di piangere. Sono 2 anni che lo sto aspettando. Non avresti un fazzoletto. Ha parlato. Grazie a te la mia bambina ha parlato. Senti, lo sai che cosa sarebbe bello? Che tu potessi... va bene, diciamoglielo. Spero. Oh, Cristo, sto arrivando qui. Un'ora, soltanto un'ora. Non può restare, Meg. Lui vorrebbe... sarebbe... Non andare. Fermi andare. Vedrai che tornerà. Davvero. C'è papà con te. Meg! Ehi, ma sei pazzo! Ti volevi suicidare! Ma porca! Monta, monta! Sempre dritto! Un furgone della birra. Numero di targa 579 Sierra 4B. Siamo fregati! Coraggio! Oddio, le succederà qualcosa. Così tutta sola, chissà che cosa le farà resistere. E allora io mi ammazzo, così avranno 2 morti sulla coscienza. È così fragile. Le faranno del male. E quello chi è? E quelle che sono, eh? Non sono caramelle quelle! Ascolta, le dico di non accettare caramelle dagli estranei! No! Ma non mi risponde. Vieni con noi, tesoro. Andiamo via! La vado a trovare io mentre sei dentro. Sta tranquillo, no? Dare, ok? E che Dio ti benedica. E tu che farai? Lasciami perdere. Sergente, è per lei. Che hai saputo? Questo qua è il rapporto su Lucas. E si spara un colpo in una gamba. In una colluttazione. Io l'ho interrogato. Beh... Norbert?
Allora, dica al sergente Dugan... Cosa? Aspetti. Prego, dottor Horvat. Pipì al momento dell'impatto. Grazie, dottore. Aspetti, c'è dell'altro? Sì. Grazie. Grazie però è risultato negativo l'analisi per la RAN. Insomma... a fare il babysitter... Ehi, Fido! Tutte le accuse contro il signor Lucas sono state ritirate. È un dilettante. Per quanto mi riguarda, io non ho niente contro di lui. La questione è... Aspetta! E tu che ci fai qui? Mi scusi. Su, vattene, muoviti. No, sono un amico di famiglia. Ok. Un momento, prego. Chi ha chiamato? Sì. Mi segua. Ti piace? Se rifiuta di parlare, se rifiuti di mangiare, dovremo infilarti un ago in un braccio e ti farà male. Potrei parlarle da solo. L'unica cosa che non le serve è una poliziotta che la sorvegli. Devi mangiare, mi senti? Avanti, fai. Ok. Ti ricordi quella volta? Vorrei che me lo ridicessi. Ti prego, diventi brutta così. Senti, ti porto una torta e ciliegine sopra. Ti piacerebbe? La lascio qui con te. Paura. Ma tu che ci fai qui? Entro una rete. Sarà meglio fuori di qui. Stai calmo e fai le cose per bene. Giusto, sì, sì. Per te è uno scherzo. Idiota, questo complica le cose. Ah, sì. Deve essere da quella parte. Io non l'ho fatto apposta. Sta più attento. No, no, no. Non c'è bisogno di essere in due turni. Perfetto. Dai, squagliamoci. La porta... Scherzando. Sto scherzando. Oh, Cristo, è colpa di quella scimmietta. Andiamo. Nasconditi. Ma io voglio mia figlia. Non ti muovere. Plichi la situazione. Dimmi subito dov'è mia figlia, altrimenti io t'ammazzo. Ecco qua. Adesso ti rimetto nel tuo lettino. Tu però fai la brava... Meg, Meg, sono io. Fermo! Ma perché non si sveglia? Sentire le mani, sono gelate. No, non lo so. Dalla me. No, sto bene. No, sta fermo così, non ti muovere. Ok. Sì.
Iella, perché dovrebbe morire? Ho paura. E fai star male anche quel brutto posto. Qui c'è tuo padre e ci sono anch'io. Apri gli occhi, avanti, apri gli occhi. Frutta, prendi questa. Ma non c'è niente da mangiare in questa casa del cavolo. Che pretendevi? Sono partiti per un mese. Ostriche affumicate. Ah. E che è? Guarda che ti abbiamo portato. Caviale. Sì. Non è niente male. Ottimo. Tu, eh? Buongiorno, Meg. Ciao. E adesso devi... Kowalski? È il mio nuovo nome. Sono in viaggio con la signora... Senti, non pretenderei mica di farmi vestire da donna. Cagna, non possiamo stare imboscati. Tom! Io non passerò mai per una donna. Non ho niente di femminile. Sono tante di donne brutte, ma io non ho l'aspetto di una donna brutta, ok? Lo avrai. C'eranno. Mi sento ridicolo. Tom, come ti chiami? Jonathan. E io come mi chiamo? Pavino. Non mi dire niente. Non chiamarmi mammina. Sì, invece. Va bene, fallo. Che vergogna. Sei molto carina come mamma. Perché? Ti diverti ad infierire, vero? Vini secchi. Ma tu resterai con noi? Vivo, sto arrivando! Cioè, mi ritrovo sposata ad un galeotto e con una figlia che si chiama Jonathan. Ah, va, ti andiamo. Spero solo che non si arrestino. Non vorrei finire in galera vestito così. Oh, Cristo. Siamo sotto il limite, non ci sono problemi. Sì, bravo. Potrei prendere un po' d'aria. Io vomito. Come va? Ti senti meglio? No, devo... Sei stato tu a dirmi di mettere la testa fuori! Va meglio, sì. Dobbiamo ritrovarla. Non incanto nessuno così. Faccia, sei proprio un cesso, sei troppo brutto. Eh? Andiamo a cercare la parrucca. Non ritroveremo mai. Cesso? Ah, eccolo. La parrucca. Cristo. Senti, se ti fanno delle domande... Se mi fanno delle domande sono bello che fottuto. No. Ce l'ho la voce da donna. Ormai non c'è più niente da fare. Salta. Ecco. Beh, si vede che non sta bene. Andate all'ospedale della Contea. Momento, ma fuori del traffico. Auguri, figli maschi. Non ci contare troppo. Dammi lo sacchetto, tesoro. Non aver paura, mammina. Blocco, finora nessuna segnalazione dei due ricercati che hanno rapito la bambina dall'orfa. Non se ne vanno quei cretini. Stia calma. No, stia tutto lenta. A posto. Grazie, no, preferisco camminare. Il dottore la... Mi sento molto meglio. Grazie, grazie mille. Vi ringrazio. 10 minuti e saremo in Canada. Ci siamo? E sfilami questo cavolo di... È un mio amico di Vancouver. Chiamalo e ti darà una mano. Non so cosa dire, Lucas. Mina. Scendi, coraggio, Meg. Verrò a trovarvi. Davvero? No, ti prego, Meg, non mi guardare così. Io sto cercando. Mi capisci? No. Le mani alzate! Vieni fuori con le mani alzate e non ti sarà fatto! Ostaggio!